Buongiorno, siamo qui con Renato Clemente Martino, vicepresidente del Comitato Italiano Paralimpico Regionale. Grazie Martino per concederci questa intervista e complimenti per la realizzazione di questa fantastica manifestazione. Grazie a me, grazie a voi che siete il motore per la visibilità di questa manifestazione che ritengo sia forse un gioiello dello sport. Noi oggi cercheremo di dimostrare a tutte le scolaresche, a tutte le scuole della Puglia cosa significa fare sport e che lo sport è davvero lo sport per tutti, perché ci sono dei ragazzi paralimpici, ossia che hanno delle difficoltà fisiche, psicofisiche, e con lo sport riescono a realizzarsi e a raggiungere obiettivi che impensati. Oggi le federazioni che si occupano del paralimpismo dimostreranno questo, sono tutte qui, sono 20 federazioni con le loro specialità, con le loro specializzazioni, dimostreranno come si può fare sport anche se non si è, tra virgolette, normodotati. Anzi, dimostreranno come lo sport può essere il motore per risolvere le cosiddette barriere che si creano quando non si ha proprio una abilità normale. È importante dire che sono presenti tutte le squadre della Puglia. Pensate che con la collaborazione della Regione Puglia si è creato un treno che è partito stamattina, il treno dello sport è partito stamattina alle 5 da Lecce, si è fermato a Brindisi, a Bari, a Barletta e ha portato a Foggia 650 alunni delle scuole. Qui a Foggia sono presenti 1500 ragazzi delle scuole varie da tutta la provincia e anche da altre città della Puglia, Taranto, Molfetta, sono arrivate Pulma con tanti ragazzi. Come potete vedere, e credo che si percepisce a volo, è una grande festa dello sport. E permettetemi di dire, per uno che ama lo sport e che dà il massimo perché questo possa essere sempre vivo, è davvero una grande festa oggi. Grazie ancora, grazie Renato. Grazie, sei fortissimo, grazie Biagio, un applauso. Allora noi atterreremo alcuni momenti.
conoscere. Buongiorno, adesso vogliamo farvi fare un saluto dagli amici di Bitonto, della scuola complesso, lo facciamo dire direttamente alla signora. Cassano De Renzio. Come signora? Comprensivo Cassano De Renzio. Allora io invito tutti i bambini a fare un grande applauso e un saluto particolare. Prego. Che vorrei che passasse oggi ai ragazzi che da tutti i ragazzi di Bitonto sono arrivati. Proprio questo è l'importanza. Allora, quelle parole. Dai, diciamo, diamo onore a Bitonto. Bravo. A che ora siete partiti? Siamo partiti alle 6:30 di mattina, siamo stanchissimi. Siete stanchissimi, però qui è bellissimo. Sì, è bellissimo. A che ora avete il pullman, il treno di ritorno? A luna. Grazie. Bene ragazzi, allora ci vediamo prestissimo. Grazie ancora. Salve. Allora dovete già fare il primo turno dall'A alla B, dalla B alla C. Si preparano adesso i ragazzi delle Naudi. Siamo qui con l'amica di Manfredonia, venuti apposta per questa bellissima manifestazione. Innanzitutto vogliamo ricordare il nome della scuola? Allora, il nostro istituto è l'Istituto Comprensivo Croce Mozzillo di Manfredonia. Noi siamo una rappresentanza della scuola media Mozzillo, quindi abbiamo portato una classe proprio per testimoniare l'importanza di questa manifestazione, questa bellissima festa di sport e inclusione. E questa è la cosa più bella. Adesso facciamo una piccola carrellata per far salutare questi ragazzi che sono venuti da Manfredonia. Dacci un saluto. Ciao. Ciao. A che ora siete partiti? 7:30, 7:15. 7:30. Siamo svegliati alle 6 per poi andare a prendere il pullman alle 7:15. Alle 7:15 siete partiti? Beh, dici il tuo nome. Marco. Mario, direttamente da Manfredonia. Che cosa dici, che cosa ne pensi di questa bella manifestazione? No, è una manifestazione molto bella, sempre. Questa è la cosa più importante. Io volevo far dire due parole a te, presentati innanzitutto. Io sono Giorgio. Che cos'è per te questa manifestazione, il rapporto con chi è stato un po' più sfortunato? Beh, è una manifestazione importante perché ovviamente queste persone che sono state più sfortunate di noi devono essere anche loro rappresentati nei giochi sportivi. Perfetto, va bene, allora un grandissimo saluto da Manfredonia, grazie ancora. Con Rita Rubino che viene qui con noi. Grazie, questo è il bello della diretta. Grazie ancora alla signora, coordinatrice regionale del MIUR. Grazie per esservi concessi a noi di Mitico Channel. Innanzitutto la parola a Narita, siamo diciamo cavalieri, e complimenti per la manifestazione. Ancora una volta la scuola è vicina al mondo della disabilità. Dici due parole su questa bellissima manifestazione. Allora, io innanzitutto devo ringraziare il professor Di Molfetta, perché la scuola è vicina alla disabilità, ma poi serve chi deve operare per organizzare manifestazioni come questa. E questa è sicuramente tutta opera del professor Di Molfetta, che ha operato intensamente in tutti questi giorni. La scuola non può essere lontano, la scuola è integrazione e inclusione, quindi noi non possiamo esonerarci da questo tipo di manifestazione. Fanno parte delle nostre programmazioni curriculari dall'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. Quindi noi ci saremo sempre, non possiamo escluderci. Come sempre ci siete stati e sempre ci sarete. Mimmo, grazie per aver portato questa manifestazione a Foggia, questo grande onore di poter nella nostra città ancora una volta dimostrare che a Foggia si respira tanto sociale, non c'è solo il pallone e Foggia è una città aperta a tutto. Praticamente hai detto tutto tu. Allora, no, intanto non l'ho portata io, è una delle 5 città in Italia che sta contemporaneamente facendo questa bellissima manifestazione. Diciamo però che il mondo scuola chiaramente è lo zoccolo fondante di questa manifestazione. Noi siamo partiti 3 anni fa con una manifestazione simile, dove però concettualmente abbiamo cambiato un po' le cose, cioè non solo
la persona con disabilità, ma tutta la classe. La classe per avere l'inclusione, quindi portare qui i ragazzi anche normodotati che in questo momento stanno facendo da tutor ai loro compagni e per far capire anche a loro quanto sono straordinariamente abili nel fare determinate cose. Forse sono più abili i disabili che noi normodotati. Io spero che vada tutto bene, una giornata veramente splendida. Sono 2500 studenti che sono arrivati da tutta la Puglia e speriamo che vada tutto bene, ma sicuramente andrà tutto bene. Ringrazio soprattutto i cittadini foggiani, oggi ci siamo presi questa piazza bellissima, abbiamo bloccato un po' il traffico, ma lo facciamo per il bene della città e per il bene dei ragazzi. Grazie. Grazie, grazie Mimmo, grazie mille. Ciao, come ti chiami? Daniel. Daniel, da dove venite? Bari, Grumo. Ah, dalla provincia di Bari. A che ora siete partiti? Alle 6. Mamma mia, alle 6. Sì, e ci siamo svegliati alle 5. Alle 5. Ma com'è questa manifestazione? Bella, divertente. Tanti sport. Oltre allo sport, la cosa importante è l'inclusione. Partecipare, e che tutti devono partecipare. Bravissimo, tu come ti chiami? Alessandro. Alessandro, beh, com'è venire in questa bella piazza? È divertente. Avete già provato qualche sport? No. Come no? Che cosa vuoi fare prima? Ah, il calcio. Calcio a 5. Calcio a 5? Calcio a 5. C'è qualcun altro che vuole fare qualcos'altro? Tennis, vuole provare il tennis. Io. Tu che cosa vuoi fare? Vuoi fare il tennis? Ho visto che stanno i vostri amici proprio qui dietro, che quindi adesso proverete tutto. E tu che cosa mi racconti di bello? Calcio vuoi fare? Calcio, tu? Io voglio fare equitazione. Equitazione, che bello sport, complimenti. E tu invece? Io voglio andare a cavallo. Anche tu a cavallo? Ma ci sei già andare? No. Ah, allora devi provare subito. Non sei mai andata. Ah, non ci sei mai andata. Guarda una domanda. Dimmi tutto. Ma come mai proprio a Foggia? Foggia è stata scelta tra le 5 città proprio perché è da tanto tempo. Hai provato già a fare scherma? Ti dicevo proprio perché Foggia è molto aperta al sociale. Poi è una manifestazione che gira. Quest'anno sarà a Foggia, l'anno prossimo sarà sicuramente da qualche altra parte. Va bene? Ancora grazie e un saluto da Bari. Ciao! Forza Bari! Ciao Bari! Ciao. Bari. Prego. Ovviamente siamo qui a Foggia e Foggia è presente con la scuola Ugo Foscolo Gabelli. Che bella manifestazione. Sì, è bellissima. Che cosa mi vuoi dire tu di questa manifestazione? È bellissima, cioè insegna molte cose che i disabili. Molti sport. Tu che sport vuoi provare? Calcio e basket. Anche se basket. Allora, basket, calcio, c'è qualcun altro che vuole fare? Tiro con l'arco sta in villa, sta appena entri sulla sinistra. Hai già provato a tirare? No, ancora niente. E beh, adesso siete qui alla fontana, ma quando è che andate a provare tutti gli sport? Tra poco. Va bene, allora fate un grande saluto, salutate Mitico Channel. Ciao! Grazie ancora. Siamo qui con Pino Tutti, presidente del tennis tavolo Luigi Suiani Foggia. Grazie perché ogni volta che c'è una manifestazione sportiva e sul sociale ci siete sempre. Sì, diciamo è uno dei nostri compiti dell'istituto, della nostra associazione. Stiamo facendo veramente di tanto per cercare di... abbiamo fatto una squadra paralimpica e speriamo che con questa manifestazione riusciamo ad avere qualche ragazzo che abbia voglia di provare il nostro sport.
lo sport lo sappiamo tutti, è motivo di divertimento, è motivo di dare un'occasione in più a questi ragazzi. Questo davvero vi fa onore. Poi io nella calca, perché questa piazza è veramente gremita, ho incrociato Tony Fiore, che lui lo conosciamo tutti, è grande giocatore di tennis tavolo, prima schermidore, è campione di tennis tavolo, sì. Ed è tesserato con l'anno la vostra. Scorso, sì, l'anno scorso è arrivato terzo nazionale al torneo esordienti a Verona. Allora, quest'anno, grazie a lui e altri due ragazzi che si sono aggiunti, riusciamo a fare la squadra paralimpica a livello nazionale, e a ottobre ci sarà il primo incontro a Catania. Quindi siamo tutti in fermento per questa occasione. Bene, bene. Allora io colgo l'occasione per farti ricordare, cioè o meglio ricordare a tutti i nostri amici, dove siete locati. Sì, siamo presso la palestra di scienze motorie in Viale Virgilio a Foggia. Ci possiamo incontrare lunedì, mercoledì e venerdì in palestra dalle 7 in poi. Grazie mille. Siamo tutti. Grazie mille. Beh, vuoi venire? Vuoi venire a dire due parole? Come ti chiami? Giambattista. Giambattista, di dove sei? Giambattista, di Altamura. Gian Battista. Di Altamura. Di Altamura. E a che ora sei partito? Alle 5. Alle 5. Beh, come ti sembra questa manifestazione? Bella. Bella? Ma che sport vuoi provare? Ho provato karate. Hai già provato karate? Fammi vedere i muscoletti. Mamma mia, che muscoletti! E adesso cosa vuoi provare? Cavallo. Com'è? A cavallo. A cavallo, va bene. Grazie ancora Giambattista, ci vediamo presto. Ciao. Buongiorno, Francesca Rondinone, vicepresidente del CONI, nonché regionale, nonché delegata CIP. Complimenti per la manifestazione, per aver portato a Foggia questa grandissima giornata di sport sociale, dimostrare ancora una volta che Foggia non è solo calcio e che c'è tanta fermento e attività. Sì, ci siamo riusciti, abbiamo tenuto fede alle previsioni della conferenza stampa, ecco, salutiamo tutta la famiglia, così siamo ancora più integrati nella società. Ci siamo riusciti, dicevo, è una splendida giornata, il tempo ci è stato vicino e vedo che attorno a me tutti stanno bene, si stanno tutti divertendo, noi siamo sereni. Posso confermare che la manifestazione è fantastica, c'è tantissima gente, ma lo possono confermare le immagini di Mitico Channel. E siete stati in grado di portare a Foggia gente da tutta la regione, un treno speciale e pullman. Ci vuoi dare qualche altro dato a conferma della manifestazione? Il dato è sotto gli occhi di tutti, siamo più di 2500 persone, 2500 ragazzi normodotati e disabili, tutti insieme con tutti gli accompagnatori, tutti i volontari, professionisti, perché ci sono i volontari specializzati in alcuni settori e i volontari sportivi che sono quelli che poi seguono tutte le attività. È un grosso grazie personale oltre che istituzionale a tutte queste persone che hanno reso possibile far emergere questa parte bella della nostra città, perché poi alla fine c'è e quando c'è ce la godiamo. Grazie ancora Francesca, grazie. Possiamo avere due parole di Nicola Mancini, grande uomo di sport, a Foggia ti conoscono tutti, grazie per aver collaborato in questa bellissima manifestazione, dici qualcosa a caldo, perché presumo sia stato molto stressante. Sì, da stamattina alle 6.30 che siamo qui operativi e qualcuno è venuto anche prima. Si è dovuto un po' coordinare le postazioni, lo staff tecnico che ci ha dato una mano, quindi devo ringraziare pubblicamente i ragazzi dello staff tecnico e pubblicamente ringrazio anche i ragazzi di scienze motorie, gli studenti di scienze motorie che ci hanno dato una grande mano a distribuire, a allestire bene questa piazza che sembrava piccola, però poi alla fine è veramente immensa e quindi la manifestazione sta riuscendo bene. Il lavoro c'è stato, adesso tireremo le somme alla fine. Tireremo le somme, ma possiamo dire che è ben riuscita, anche se c'è stato, diciamo, qualche piccolo problema della location, che forse è, come si suol dire, un centro nevralgico di Foggia, però
questo a dimostrare che Foggia tiene a cuore tutti, e quindi ben venga anche questa location, è uno spettacolo. Sì, appunto, sei stato bravissimo a cogliere il punto, è una piazza difficile da gestire, noi abbiamo voluto un piano di sicurezza da rispettare, e non è tutto semplice quello che si vede. È un punto nevralgico, però la presenza di questi ragazzi lo rende ancora più speciale, lo rende ancora più vivo, e quindi ben vengano le iniziative di questo genere, anche se creeremo qualche disagio al traffico, però ogni tanto ci dobbiamo far sentire. Ma assolutamente. Beh, tu pallavolo, ma oggi che sport oltre alla pallavolo vuoi promuovere? Beh, oggi è la festa di tutti gli sport, perché tutti gli sport sono belli, ogni disciplina va conosciuta e va vissuta, e poi sicuramente ti porterà nel cuore quelle che sono le esperienze di vita, quelle esperienze che, lo dico, soltanto lo sport ci può dare, e chi vive lo sport queste cose le capisce. Grazie ancora Nicola, a presto, grazie. Grazie. Da dove venite? Da dove venite? Mamma mia, quanti chilometri per venire a Foggia in questa bellissima piazza, complimenti! Tantissimi! Quattro ore di pullman! 4 ore di pullman! Ma avete già provato qualche sport? Sì! Io no! E come no? E voglio fare ping pong! Ah, ping pong! E c'è qualcun altro che vuole fare qualcos'altro? Cavallo! Cavallo! Scherma! Scherma? Calcio! Karate! Calcio! Va benissimo, allora un grandissimo saluto agli amici di Taranto, ciao! 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 Da dove venite? Non scappate! Che scuola, che scuola! Einaudi! Beh, state qua vicino o sbaglio? Beh, avete già provato qualche sport? No! Perché non vuoi? Sì, sì, dico tutti così. Invece tu? Che cosa? Hai provato qualche sport? No. Come no? No, ancora non proviamo niente. E che sport volete provare? Ballare. E qui abbiamo anche la professoressa. Sì. Professoressa, prego, noi siamo di Mitico Channel, sicuramente ci seguirete, siamo in diretta sul canale YouTube di Mitico Channel. Complimenti e grazie per aver partecipato a questa bellissima manifestazione. È stata veramente una bellissima manifestazione, e soprattutto da parte dell'Einaudi, perché l'Einaudi da sempre ha dei ragazzi disabili che partecipano alle gare e hanno vinto anche dei premi, sia a livello locale, provinciale, e qualcuno si è posizionato ai primi posti delle gare nazionali. Per esempio Alessia Radogna dell'Einaudi si è posizionata ai primi posti nella corsa campestre a livello nazionale. Perché la cosa più bella è fare sport, perché fa bene, perché lo sport è veicolo di inclusione, di socializzazione. Certo. Beh, tu, come no, vieni qui. Gabriele. Non ti spaventare. Loro sono ragazzi di prima, e quindi sono ripetente. Aia. Invece tu? Va bene. Einaudi professionale, Einaudi dei servizi sociosanitari. Allora vogliamo fare un saluto, come sa fare bene la prima D dell'Einaudi? Sì. Ciao. Grazie ragazzi, veniteci a trovare. Un applauso. Siamo con gli amici del Pascal. Un grande saluto. Ciao. Ciao. Il tuo nome? Raffaele. Raffaele, hai già provato qualche sport? Ancora no. Come ancora no? E cosa aspetti? No, un po'. Ci dobbiamo ancora scaldare. Che sport vuoi provare? Calcio tennis? Sì, indifferente, anche tennista tavola, indifferente. La scuola Pascal è da sempre vicina a manifestazioni sociali, abbiamo
conosciamo sicuramente il vostro giornale, il Sottosopra, che salutiamo, è fantastico. Parlo sempre con te, Raffaele. Che cos'è per te questa manifestazione? È una manifestazione per tutte le persone che... di divertimento per chi vuole staccare un po' dalla vita frenetica e monotona di tutti i giorni. Certo, anche perché... anche dei ragazzi che hanno sostegno, disabili, diciamo. Anche perché dobbiamo dimostrare che chi è stato un po' più sfortunato di noi possa divertirsi. E soprattutto non essere messo, diciamo, da parte. E tu, il tuo nome? Emanuele. Emanuele, sei qui per provare quale sport? Quelli là che si fanno di solito, diciamo. Tipo? Ping pong, caccia a cinque, queste cose. Tu invece il tuo nome? Giovanni. Giovanni, che sport vuoi provare? Tennis, calcio. E anche tu del Pascal? No, io del Masi. Ah, del Masi, ci sei solo tu del Masi? No, ah, uè, eccoti, tu come ti chiami? Cristian. Cristian, che sport vuoi praticare? Beh, un po' tutti veramente, perché sono appassionato di sport. Sì, vabbè, qua diciamo questo simbolo non è proprio bello bello, però va bene lo stesso. Oggi ti perdoniamo. Senti, da che ora siete venuti qui? Verso le 9. Ah, siete venuti un po' tardino, va bene lo stesso, va bene lo stesso. Adesso dove vi sposterete? Cosa farete? Mo vediamo, un po' da tutte le parti andiamo, cioè, per provare sport sempre diversi. A rotazione. Va bene, allora un saluto prima dal Pascal. Ciao. E invece dal Masi. Grazie ancora. Matteo Curci, vicepresidente dell'associazione CISA, Protezione Civile, da sempre sul campo a servizio di tutti gli eventi sportivi e non di Foggia. Grazie Matteo, dici due parole di questa fantastica manifestazione e del supporto che voi state dando. Allora, come manifestazione sicuramente è una delle più grandi che sono state realizzate nella città di Foggia. Per quanto riguarda la nostra presenza, stiamo dando con uomini e mezzi tutto ciò che possiamo, anche se al momento sinceramente siamo impegnati su più fronti di lavoro. Però questo non ci spaventa, a noi il lavoro non ci spaventa, siamo fieri di essere volontari, siamo fieri di appartenere all'associazione CISA innanzitutto e allo stesso tempo cerchiamo di dare del nostro meglio, insomma. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutti i miei ragazzi che stanno dando veramente il massimo. Abbiamo notato davvero la piazza è gremita di ragazzi, ma ci sono davvero tanti volontari vostri che stanno contribuendo per questa manifestazione. Un tuo commento su questa manifestazione, sull'importanza del sociale, in questo caso dello sport, del parolimpismo, tra virgolette, un tuo commento. Ma sicuramente questa è, come dicevo prima, è una grande manifestazione, una grande opportunità soprattutto per la città di Foggia. E vedere dei ragazzi disabili fare sport non è da tutti i giorni, forse molti di noi sono abituati a guardarli per televisione però non danno mai quella giusta importanza. Vederli invece realmente all'opera, come si comportano, sono anche migliori di chi si definisce abile, ti dico che fa un certo senso, un certo effetto stare lì a guardare. Sarebbe auspicabile che certe manifestazioni vengano organizzate più frequentemente nella nostra città, anche per dare una certa importanza a quello che è, come dire, il lustro cittadino, insomma, perché è una città che secondo noi merita più di tanto. Hai fatto davvero un bellissimo commento. Grazie Matteo, grazie di tutto, ci sentiamo presto, grazie ancora. Grazie a voi.
con Danilo La Macchia. Poco fa dicevamo come sempre perché sei sempre accanto alle manifestazioni sportive e sociali. Davvero un grandissimo grazie a nome di tutta la città per quello che fai tu con tutti, diciamo, il tuo staff, i tuoi colleghi, che davvero date lustro alla città. Sì, beh, hai detto bene tu prima, come sempre. Quando si tratta di queste manifestazioni sono il primo, perché proprio per dare un segnale forte a questa città che lo sport aiuta tutti, soprattutto questi ragazzi speciali. Sono contento che oggi sono venuti in tanti in questa bellissima manifestazione. Vedo già che si stanno divertendo. Io cerco sempre di mettere il cuore e l'anima. Cuore soprattutto. Io dico sempre che senza cuore non si va da nessuna parte. E soprattutto questi ragazzi ne hanno bisogno. Oggi, come sempre, d'altronde, è Baskin, giusto? Esatto, sì. Noi proponiamo questa nuova disciplina che è un po' diversa dal basket, dove si gioca non solo con due canestri ma con quattro canestri. È fatta un po' di regole specifiche, è un po', diciamo, particolare come sport, ma adatto proprio a questi ragazzi, dove loro sono gli unici principali della partita. Va bene, allora ancora un grazie per tutto quello che fai e ci sentiamo presto. Okay, grazie a te, buona giornata. Grazie. Salve. Eccoci con l'amico Nico Staffiero, amico di tante battaglie per il sociale. Ricordiamo la tua personale manifestazione, perché è normale essere speciali, e qui oggi come parte attiva per l'organizzazione. Esatto. In pratica siamo stati coinvolti come azienda privata Staffiero Antonio Mario, che si occupa di sistemi di trasporto e guida per disabili, in qualità di organizzatori dell'evento, perché è normale essere speciali. In pratica, avendo già un entourage collaudato qui in provincia di Foggia, un gruppone veramente bellissimo con tante realtà provenienti da tutta la provincia, il CIP ci ha preso a cuore e ci ha chiesto di dare una mano sia a livello logistico sia a livello comunicativo, di coinvolgimento proprio diretto di tutte le associazioni, non ultima anche l'AICS, della quale ho avuto l'onore anche di essere investito della responsabilità per le diverse abilità per ACS, Comitato Provinciale Foggia. Quindi diciamo che si mischia sacro e profano, ma nella forma più bella e splendida possibile, io oserei dire. Nonostante le titubanze iniziali mie per prima, però mi hanno detto no, vai tranquillo, va bene. Nicola, tu ormai sei uno tra i più accreditati di queste manifestazioni, questo ce lo devi consentire. Su questa manifestazione, la location che, sebbene diciamo possa aver causato qualche piccolo intoppo dal punto di vista del traffico, è davvero spettacolare, un colpo d'occhio stupendo. Sì, è un colpo d'occhio stupendo che è costato tanta fatica, tanti meccanismi e ingranaggi che si sono ora inceppati, ora liberati, tanto sacrificio. Infatti approfitto per salutare lo staff della mia azienda che, oltre a continuare a lavorare, ha dato una grossissima mano, non ultimo i miei fratelli, ci tengo a dire, scusate se vi sembro quasi non patriarcale ma se troppo sentimentale, i miei fratelli Luigi e Daniele, che non ultimo anche mio padre Staffiero Antonio Mario, che si sono fatti in quattro, mattina, giorno, notte, per cercare di avere quello che poi ti soddisfa prima di tutto dal livello personale. È bellissimo, era partita come una semplice promozione, ma ci siamo lasciati travolgere, prendere, ingoiare da un vortice pazzesco, quello della solidarietà, che si dice sempre che non ci sia, si dice sempre che c'è tanta negatività qui a Foggia, invece vi posso dire che si è creata tanta di quella bella sinergia tra enti privati, pubblici, del terzo settore, un qualcosa che oramai non distingue più né colori né marchi, niente, zero.
e quindi ci troviamo noi, piccola azienda di autoriparazione, mischiati con scuole, enti pubblici, regione, provincia, CONI, MIUR, CIP, non ultimo, che ci ospita, il padrone di casa, dove non dobbiamo dimenticarlo. E poi un saluto importante va fatto a tutte le associazioni locali foggiane, sia di Foggia città che non. Parliamo, io cito quelle che mi vengono in mente perché le vedo. Abbiamo l'ABC, una delle più storiche di Foggia, le Ragioni del Cuore a Foggia e Cerignola, guardi, non me ne vogliono quelli che... iFan, chi più? Civico 21 Onlus, il AFA del Bell'Anatroccolo, ce ne sono tante, Social Service Ortanova, l'Abbraccio a Cerignola, veramente tantissime, Città dei Colori Cerignola, di San Severo, scusatemi, squadra di baskin pazzesca. Insomma, guarda, io starei qui due ore a darti, a tenerti la linea impegnata. No, infatti, infatti a questo tempo, infatti ti blocco io, no? Grazie. A parte gli scherzi, ancora grazie per quello che fai, per rappresentare il mondo del sociale a Foggia, in provincia, e a prestissimo ci risentiremo anche per tutto ciò che hai in mente di realizzare. Sicuramente. Noi non vogliamo svelare, però sappiamo che... Sì, a brevissimo ci saranno sorprese e novità. Lo diciamo. Vogliamo dirlo? A breve inauguriamo il nuovo centro Olmedo Point per la provincia di Foggia, che in pratica, eccolo qua, è leader europea per i sistemi di trasporto per persone in carrozzina. E la cosa bella è che la Olmedo, che è una grande azienda dinamica, è molto sensibile, non a caso sta abbracciando tutte le iniziative alle quali stiamo partecipando, porta una cosa in esclusiva per la provincia di Foggia, per la Puglia intera, ma per gran parte del sud d'Italia. Il servizio noleggiabile, signori, il punto è questo: oltre ad avere un servizio di esposizione e di assistenza impeccabile di questi veicoli, abbiamo anche la possibilità di noleggiare senza conducente un veicolo, per ora uno, ma se ne saranno più di uno, un veicolo per persone in carrozzina, dove dal banale matrimonio o alla semplice ma impossibile vacanza per chi è obbligato in carrozzina, ci sarà la possibilità di svolgere una vita normalissima e far decollare la propria dignità di vita. Tutto qua, siamo orgogliosi di quello che facciamo, delle associazioni che ci toccano fin nel cuore, siamo orgogliosi di avere avuto aziende come la Olmedo S.p.A. e perché no anche la Chivi, che si è specializzata in sistemi di guida e ausili per l'ingresso in auto, che sono vicinissime a queste iniziative e lo fanno per amor di coerenza e amor del sociale, ci sostengono anche in questo, perché parliamoci chiaro, non portano numeri, però è bellissimo, portano numeri nel cuore. Grazie. Ok, grazie ancora Nico, a prestissimo, grazie mille. Alla prossima, grazie, ciao Mitico Channel. Scusate la prolissicità. Quello che ci tenevo a sottolineare, che da parte nostra c'è tanta, ma veramente tanta commozione a vedere tanta sensibilità, tante persone che stanno girando, stanno muovendo, si stanno facendo giocare i loro ragazzi con gioia, e questo veramente è bello, è bello, è bello. Che com'è, ragazzi? Adesso soprattutto senza barriere, soprattutto senza barriere, nella libertà, nonostante, ecco, i cittadini presentano delle difficoltà nelle scuole, nella società, oggi sembra tutto uguale, tutto libero e è tutto bello, insomma. Adesso approfittiamo, innanzitutto facciamo dire i nomi di tutti questi ragazzi, che è una piccola parte perché sono impegnati i tantissimi ragazzi nelle varie attività. Emanuele Lombardi. Emanuele. Giuseppe. Giovanni. E la signora, abbiamo la... abbiamo un'intrusa. Sono una docente, è la prima volta che vedo questo spettacolo. Credo che sia lo spettacolo più bello che abbia mai visto finora, e credo che sia l'unica cosa che possa dare senso alla nostra esistenza. Ringrazio il primo ideatore di questa iniziativa, e dicevo poco fa, una volta all'anno non basta, credo che ci farebbe bene a tutti, una volta al mese forse, perché solo così si può contattare a livello umano la nostra realtà.
non ho altro da aggiungere. Mi sento molto molto presa emotivamente, ma soprattutto mi sento disarmata. È un mondo emotivo che incontra difficoltà anche ad esprimersi, credetemi, colpita da tutto e da tutti. E poi se mi avvicino a qualcuno di loro, veramente c'è da arricchirsi, perché è favoloso. Jonathan, che sport vuoi fare? Basket? Solo basket o vuoi fare qualcos'altro? Per il momento voglio fare soltanto basket, perché da quando abbiamo cominciato con questa passione di basket ho preferito di fare questo sport e spero che mi metterò un buon impegno. Voi avete una squadra che è favolosa, siete davvero bravi, ma lo dico io, ma lo dicono in tanti, perché ormai questa realtà è davvero sulla bocca di tutti. Tu che ruolo sei? Per il momento faccio il ruolo centrale, che passo la palla ai compagni. Ah, perfetto. E tu che sport pratichi? Calcio e basket. Calcio e basket, più calcio o più basket? Basket. Ovviamente. E oggi cosa vuoi provare? Calcio. Calcetto. Ti abbiamo visto prima anche vicino ai cavalli. Vuoi provare anche quello? Sì. Ma diglielo che tu hai già fatto l'ipoterapia. Diglielo. Io ho già fatto ipoterapia per tanto tempo. Sì, ho fatto ipoterapia per 2 anni. Bene. Adesso, prima di passare la parola alla presidente, io voglio chiedere a Emanuele, perché sei qui, che sport vuoi provare? Basket e calcio. Ma basket, tu sei già bravo a basket. Qualcos'altro? Vuoi provare qualcos'altro? Andiamo sul sicuro. Corsa. Corsa? E che ruolo giochi a basket? Fai un po' di tutto, un po' playmaker, bello. Allora, adesso ringraziamo la presidentessa che è qui con noi e vogliamo farle dire 2 parole sull'associazione che lei rappresenta. Ricordiamo la Città dei Colori di San Severo e 2 parole su questa bella manifestazione. Allora, intanto siamo noi che ringraziamo voi per queste opportunità che ci ponete. Noi siamo sempre aperti a questi inviti, a queste iniziative, e veramente partecipiamo con tanta gioia, e questo sia per visibilità ma soprattutto per dare ai nostri ragazzi l'opportunità di stare tutti insieme e di vedere che non sono soli, e che, perché noi nella nostra realtà potremmo sembrare anche soli, ma poi quando ci incontriamo in queste occasioni vediamo che non lo siamo. E ringraziamo soprattutto Nicola Staffiero, perché lui ci coinvolge sempre a 360 gradi. Nicola Staffiero, e lui ci coinvolge sempre anche quando noi ci impigriamo un poco, perché magari abbiamo fatto qualche altra manifestazione a San Severo e già siamo particolarmente stanchi. Lui dice: no, voi non potete mancare, dovete essere presenti, e grazie a lui siamo sempre presenti. Grazie. La nostra associazione è nata nel 2010 e veramente siamo partiti un pochino solamente per la gioia di stare accanto a loro, invece adesso vediamo che di passi ne abbiamo fatti tanti e speriamo di continuare a farne. Grazie. Tanti passi da fare ancora per un cammino di crescita che debba essere il più lungo e longevo possibile. Questa manifestazione ha permesso anche di conoscervi ulteriormente, voi che nel mondo del terzo settore ci siete e ci sarete da sempre. Certo, anche perché noi siamo onorati di essere stati invitati a questa manifestazione, dato che è una manifestazione regionale, quindi vengono da più paesi e abbiamo modo di conoscere altre entità, altre società, associazioni. È anche un modo, insomma, per ampliare le nostre conoscenze nell'ambito dell'integrazione da parte dei diversamente abili. Grazie ancora. Allora, un grandissimo saluto dalla Città dei Colori di San Severo. Ci siamo!
ci siamo sempre. Grazie ancora, grazie, salve. Grazie. Se attualmente siamo presenti come squadra di basket, questo lo dobbiamo in particolare a due persone. Alla mia destra c'è Linda Rinaldi, che ha fatto innamorare i nostri ragazzi al basket portandoli alle partite, perché noi a San Severo abbiamo una bellissima realtà di basket. E alla mia sinistra invece c'è la nostra allenatrice, che da subito ha accettato questo ruolo per i nostri ragazzi fino a portarli a quello che attualmente quindi sono, e perciò quindi il merito va tutto a loro. Grazie a loro due. Passo la parola a Linda e poi alla nostra allenatrice. Io non ho da aggiungere altro a quello che ha detto la nostra presidente, solo un grazie rivolto a lei che ha voluto e ha fondato la nostra associazione, e ai ragazzi che ci seguono e ci danno tante soddisfazioni. Non ho da aggiungere altro. Antonella. Vai Antonella, brava! Allora, all'inizio mi sono catapultata in questa realtà con molto timore, perché era un mondo un po' sconosciuto per me, ma sinceramente già dal primo giorno ho trovato una facilità di contatto e di lavoro non indifferente. Ogni giorno che passava con gli allenamenti era sempre più facile con loro, e è stata una cosa molto tranquilla e libera. Le nostre difficoltà oltre sono più che altro logistiche, nel senso che vorremmo un po' più di attenzione da parte delle nostre piccole istituzioni che ci circondano, ma insomma il nostro contributo e la nostra volontà ci fanno superare anche quelle. Speriamo che ci sia qualcuno che ha un po' più di sensibilità a starci più vicino. Tutto qui. Brava Antonella! Grazie a voi. Grazie. Allora, ora vi presento una piccola parte della nostra squadra, una piccola rappresentanza dei nostri carissimi atleti. Lui è Matteo, vediamo cosa ci vuole dire. Questa squadra, grazie a Linda e alla dottoressa che ci hanno fatto conoscere i basket con i ragazzi della cestistica, grazie a loro abbiamo preso spunto per questa squadra che è nata da poco, però ci dobbiamo dare il massimo di noi giocatori, noi persone. Parlo come uomo e come giocatore, e sono contentissimo di fare parte in questa squadra. Okay. Voglio ringraziare a Linda. Ok, sentiamo Andrea. Andrea è il nostro grande tiratore. Vai, da tre punti. Andrea. Allora, voglio dire, anche io... Come sono gli allenamenti? Impegnativi? Allora, allenamenti sono un pochino tosti, sappiamo tutti come sono, e quindi dobbiamo assolutamente migliorare fra di noi e anche con gli altri, soprattutto. Quindi bisogna stare uniti, la forza e il coraggio di stare insieme e andare fino alla fine. Grazie. Tagliamo. Taglia. Raffaele Mantuano, delegato FISO Orient Healing per la provincia di Foggia. Grazie a nome di tutti per essere qui, per presenziare, perché quando c'è sport, quando c'è sociale, sei sempre in prima linea. Grazie per l'attenzione che avete prestato per questo tipo di attività, che sembra
un po' marginale, ma noi abbiamo constatato che è un'attività dei grandi numeri, specialmente in ambito scolastico. Ci siamo ritrovati ad accogliere oggi in questa bellissima manifestazione già oltre 500 ragazzi che hanno provato questa disciplina sportiva, che basa tutto sull'orientamento, quindi sulla capacità di muoversi in ambiente naturale e osservare quello che c'è intorno. E il trail che è una disciplina paraolimpica riconosciuta ovviamente dal CIP, ci ha dato la possibilità di far partecipare ragazzi normodotati con ragazzi diversamente abili. Infatti in questa disciplina, che è una delle quattro dell'orienteering, c'è la possibilità di confrontarsi senza nessuna barriera, si è liberi di potersi esprimere perché non c'è ovviamente il limite temporale. Viene fatto un percorso visionando le lanterne, dando la risposta giusta che va su questo che è il tagliando gara e visionando questa che è la mappa praticamente della villa di Foggia. Il tutto è riprodotto in scala 1 a 2000 con una zona nel particolare 1 a 500. Il tutto porta anche inoltre una piccola leggenda a scopo ovviamente dimostrativo che dà la possibilità ai ragazzi di approcciarsi a questo sport che è davvero, almeno a quello che ha detto dei ragazzi, un qualcosa di spettacolare. Grazie a te, ai tuoi tanti collaboratori nel mondo scolastico, c'è Giuseppe Trapani, Tonia Gentile, ce ne sono davvero Qui altri collaboratori che stanno sulle diverse postazioni, perché queste attività sono possibili e realizzabili solo grazie all'intervento dei docenti. Infatti il mio appello è che tutte le scuole si attivino, siamo disponibili a fare della formazione gratuita per i docenti. Stavo ringraziando Giuseppe Trapani che è in postazione 1, Angela Morelli qui del Notarangelo in postazione 2, poi c'è il professor Costanzo Franchino dell'ASD Orientini Monti Dauni, della quale noi siamo ovviamente dei responsabili, e nell'ultima postazione il professor Gianni Rubino dell'ITIS di Maggio di San Giovanni Rotondo. E grazie diciamo a tutti voi, possiamo sottolineare che l'orienteering sta davvero prendendo piede. Noi diciamo dobbiamo dare atto alla vostra associazione che si mette in gioco anche a livello regionale, avendo disputato delle ottime gare. Stai tirando fuori una cosetta molto bella. È ovvio che il bello è partecipare, far vivere ai ragazzi questa esperienza naturale, perché questo è lo sport dei boss. Si parte comunque dall'ambiente che è quello urbano, quindi dalla scuola, si va poi in spazi un po' più estesi fino ad arrivare poi all'esercitazione o alla gara classica di orienteering, la corsa orientamento, che si svolge in un ambiente naturale nel bosco. Dicevo, lo scorso anno siamo stati, non so se fortunati, però alla prima partecipazione abbiamo vinto il campionato regionale nella categoria ragazzi. Con i ragazzi di Lucera, non ricordo male. Lucera e di Pietra Montecorvino. Quindi siamo riusciti a fare l'unplan nella categoria ragazzi a Cisternino. Quest'anno ci auguriamo innanzitutto che ci sia una maggiore partecipazione delle scuole, e per questo che ho l'invito è questo, cioè contattatemi, siamo disponibili a farvi conoscere questa disciplina sportiva. Va bene, allora grazie ancora a Raffaele, a prestissimo, grazie. Grazie Raffaele. Siamo qui con una folta rappresentanza di Barletta. Gli amici di Barletta sono venuti in massa per questa bellissima manifestazione sul sociale qui a Foggia. Cominciamo da te, nome? Alessandro. Alessandro, che sport sei venuto qui a provare? Calcio, basket, badminton. Tanti sport. Bene, bene, bene. Tu invece? Io mi chiamo Marco. Ho provato il calcio, il ping pong e il tennis. Come te la sei cavata a ping pong? Sono forte, quindi. Senti, innanzitutto io ho omesso di dire il nome della vostra scuola. Cafiero, il liceo scientifico Cafiero di Barletta. Siete qui, diciamo, giunti a Foggia
treno, pullman? Col treno, perché ieri praticamente ci è arrivata questa notizia della manifestazione e hanno scelto poche classi della nostra scuola per questo evento. Siamo venuti noi, la classe 4D del liceo tradizionale, poi la classe dello scientifico, no, la classe dello scientifico sportivo. Quindi voi siete una sorta di privilegiati. E tu che sì. ti stai nascondendo, vieni qui. No. Nome? Giuseppe. Giuseppe, che sport sei venuto qui a praticare? Volevo provare il ciclismo, però non ci sono riuscito. C'è troppa gente, c'è troppa gente. Senti, il giro sul cavallo l'avete fatto, anche lì c'è troppa gente. No, sinceramente non ero interessato. Ah, ok. Tu, nome? Nicolò, sport, ti vedo bello alto, quindi forse... Sinceramente non ho ancora provato niente. Niente, aspetto che si sfoltisca un po' la folla. Ma mi sa tanto che ce ne vuole davvero vero tanto tempo. Sarà il prossimo anno. Tu invece nome? Nicola, che sport sei hai provato? Cosa hai fatto? Ho provato il badminton, ma non abbiamo fatto niente. Però il calcio, sono venuto qua per provare il calcio con la palla. Quella speciale che sì. fa il rumore. Ah, ok. Invece è venuto qui, correndo. Nome? Giuseppe, che sport sei venuto a provare? Ho provato tutti gli sport. L'arco. Sì, sono le ride di Mennia. Sono pronto. Questo è l'orienteering. Ci si prova a vincere. Almeno la salvezza. No, che vuoi? Tu almeno stai facendo lo scalzafati, che mi ci provo. E invece c'è lui, vieni qua. Dimmi nome. Nicola, sport che hai fatto, che ti piacciono? Il calcio. Ovviamente. Senti, ma due parole, diciamo a te, così concludiamo questo giro, sulla manifestazione. Diciamo, è una manifestazione che serve tanto, anche perché con lo sport paralimpico, diciamo, diamo possibilità alle persone, diciamo, che non sono come noi a provare altri sport e avere occasione di divertirsi anche loro. Perfetto, allora vogliamo fare un ultimo grandissimo saluto a tutti dagli amici di Barletta. Barletta. Che aspetta un secondo, cosa significa? Barletta è l'unica cosa. Ah, a posto. Da seguire. Va bene, grazie ancora. Ciao. Vincenzo Leonetti, allenatore dell'Arcieri Sud di Barletta, giunti qui a Foggia per questa bellissima manifestazione, da sempre in prima linea per il sociale. Sì, devo dire che sono rimasto molto colpito per la bellezza di questa manifestazione, di come è stata benissimo organizzata dal CIP e dal comune di Foggia. Porto il tiro con l'arco a far conoscere in piazza alle scuole per questa manifestazione. Abbiamo due atleti della nostra società che hanno partecipato a campionati italiani para-arcieri, quindi siamo presenti a livello di para-atleti in maniera abbastanza importante. Ci stiamo preparando al prossimo campionato che si terrà a Palermo. E quindi, come vedete, il tiro con l'arco ha questa peculiarità che sulla linea di tiro gli atleti si possono tutte le domeniche riunire e tirare senza nessuna differenza, senza nessun tipo di difficoltà, senza barriere proprio, sostanzialmente sì. Quindi anche un paratleta si può confrontare con un atleta nella stessa classifica, nella stessa categoria. E possiamo notare come quanta gente, quanti bambini si affezionino a questo sport e vogliano provare. E sono molto affascinati, lo si vede dalla manifestazione, da quante persone hanno voluto e hanno desiderato tirare una freccia. E voi diciamo avete sin da subito aderito a questa manifestazione e anche siete partiti abbastanza presto per sì, essere qui. Sì, siamo partiti alle 6 da Barletta per essere qui alle 7 e giustamente allestire il campo. Ci siamo sempre per il CIP e per il Comitato Italiano Paralimpico, ci siamo e ci saremo sempre. Va bene, allora grazie ancora Vincenzo, a prestissimo e buona continuazione. Grazie ancora. Grazie mille a voi. Sì,
Siamo qui con Pierluigi Cascavilla, oggi, o meglio da tanto tempo, nello staff del CONI, sì. E oggi anche promotore dell'iniziativa di cui tu e il tuo staff vi siete, diciamo, fatti partecipi, 3SP. Sì. Adesso ci dirai tutto tu, Pierluigi. Grazie Andrea. Allora, il progetto 3SP nasce su promozione dell'Unione Europea, la Commissione Sport e Società, per promuovere e implementare l'attività motoria nei centri di formazione professionale, dato che i centri di formazione professionale recuperano i ragazzi che abbandonano la scuola. Noi con questo progetto vogliamo implementare l'attività motoria affinché conoscano anche il mondo dello sport. Come ente di formazione pugliese, come ENAC Puglia, siamo riusciti a vincere questo bando insieme ad altri 13 enti italiani e 6 enti europei, fra cui Belgio, Spagna, Inghilterra, Francia e Croazia. Abbiamo creato questi kit di lavoro affinché tutti gli enti di formazione, anche se non sono dotati di un docente di attività motoria, possono svolgere queste attività di gioco e di lavoro insieme per poter sviluppare proprio le capacità motorie utili a livello trasversale per migliorare proprio anche le conoscenze personali, non solo motorie. Lo sport, ancora una volta, veicolo di integrazione sociale, tu che poi tra l'altro sei trasversale, nel senso che sei nel mondo dell'associazionismo da quando sei nato praticamente, sì. Quindi benvenga. Ancora una volta, come CONI siete riusciti a portare a Foggia una bellissima manifestazione. Sì, è una manifestazione meravigliosa, noi ringraziamo la Regione Puglia e il CIP che hanno creduto tanto in Foggia e siamo veramente fieri di avere questa piazza piena di ragazzi, di studenti provenienti da Lecce, da Taranto, da Bari, da Brindisi e poter metterli a confronto anche con i nostri ragazzi che magari non vanno a scuola ma si stanno formando per diventare dei professionisti nel mondo del lavoro. E veramente io da staff tecnico del CONI sono fiero di questa grandissima manifestazione, soprattutto sta andando in maniera meravigliosa da quello che posso vedere, anche se fermo allo stand, però posso dire che sta avendo un successo meraviglioso. Pierluigi, quindi tu diciamo trasversale con l'Erasmus, perché questo è un progetto europeo. Questo è un progetto Erasmus finanziato dall'Unione Europea a livello Erasmus, cioè professionisti di varie nazioni messi uniti per un unico obiettivo, quello di implementare l'attività motoria a livello trasversale per poter aiutare i ragazzi con difficoltà, con disagi, a poter conoscere il mondo dello sport e poter implementare le proprie conoscenze, le proprie capacità grazie allo sport. Va bene, grazie mille Pierluigi, grazie di tutto, ci sentiamo presto. Presto, grazie ancora, grazie, ciao. Grazie a voi. Tre kit, kit dodgeball, kit sulla postura e kit sulla lunga distanza, quindi lavori di corsa, di lavori aerobici, sono composti da un warm up, quindi da un riscaldamento, fase centrale e fase di cool down, fase finale, quindi completi proprio di qualsiasi iniziativa. Quindi chi viene a leggere il nostro kit, anche se non è magari un esperto dell'attività motoria, può contemporaneamente sapere come fare un warm up, una fase centrale di lavoro intermedio e una fase di cool down, di raffreddamento, di defaticamento in fase finale. Questo è il progetto studiato da noi e speriamo che l'Unione Europea possa aiutarci a implementare ancora di più l'attività motoria nei centri di formazione e non solo. Grazie mille. Marco Sannicandro, maestro di scherma del glorioso circolo schermistico Dauno. Oggi, come sempre, siete qui al fianco del sociale con i vostri atleti paralimpici. Grazie Marco, dici due parole. Ok, salve a tutti. Il circolo schermistico Dauno si è attivato più di un anno, più di una volta con i ragazzi che diversamente abili. Infatti abbiamo un progetto di scherma per disabili gratuito, totalmente gratuito, con l'attrezzatura
e quant'altro. L'abbiamo fatto l'anno scorso e i ragazzi l'anno scorso quest'anno continueranno a fare scherma gratuitamente, ed è un'opportunità importante perché tutti i ragazzi disabili che non escono di casa per imbarazzo, difficoltà e quant'altro possono fare sport, devono fare sport, e noi come circolo ci impegniamo per migliorare la città e per dare una possibilità ai ragazzi, far conoscere la scherma e dare una possibilità a questi ragazzi di uscire di casa, fare sport, divertirsi, conoscere altre persone. Una cosa a cui tengo è che loro fanno scherma da seduti e la fanno insieme agli altri ragazzi normodotati, quindi il ragazzino di 16, 15, 12 anni si siede sulla sedia e fa attività con loro. Ancora una volta lo sport che abbatte le barriere. Sì, uno sport che abbatte le barriere, ma non è uno sport, non si abbattono le barriere, per noi è una cosa molto normale, la sedia per noi è un attrezzo che utilizziamo. Tranquillamente tutti i bambini si siedono senza scaramanzie, senza dubbi, senza stereotipi, si siedono e fanno attività schermistica, perché la scherma si fa sia da in piedi che da seduti, è sempre scherma. Perfetto, allora adesso abbiamo anche il piacere di poter scambiare due chiacchiere con Giovanni Scaramuzzi, atleta punta di diamante del circo schermistico Dauno. Io non mi ritengo punto di diamante. Dai, lo diciamo noi. Lo dite voi. Giovanni, come ti sei appassionato a questo sport? Beh, questo è nato tutto come una sfida. Cioè, abbiamo voluto provare uno sport diverso. Noi veniamo da San Giovanni Rotondo, io e mia sorella. E abbiamo saputo questo, siamo venuti a provare. Ci è piaciuto e vorremmo continuare. Assolutamente. Quante ore di allenamento fate? Facciamo 2 ore di allenamento a scherma, poi facciamo anche nuoto, che sono altre 2 ore di allenamento a nuoto. Perfetto. Cosa ti senti di dire per promuovere questo sport? Ma io quello che dico sempre è provate. Se non provate non potete mai sapere se vi piace, se questo come altre cose, provatele sempre. È giustissimo. Sport, sia seduti che in piedi, provatele sempre. E oggi hai avuto anche il piacere di provare altri sport o sei stato qui come rappresentante della scherma? No, oggi sono stato chiamato come rappresentante della scherma, ma mi sarebbe piaciuto provare anche altri sport. Vabbè, ci saranno sicuramente altre occasioni. Proseguiamo la carrellata con l'amico Massimiliano. Massimiliano, come ti sei appassionato a questo sport? Per dire la verità, io già lo seguivo da tanto tempo. Ah, da tanto tempo! E quindi appena ho saputo che concorso, il progetto, scusate, mi sono subito affiancato in palestra, perché a me piace tantissimo fare scherma e soprattutto è utile per socializzare. Assolutamente. Senti, adesso quali sono i prossimi impegni? Ma avremo i campionati regionali, provinciali, ma quello che conta, come dico io, la prima cosa socializzare, uscire fuori dalle case e far vedere che anche noi possiamo fare qualcosa. Assolutamente. E anche tu, quante ore di allenamento fai? 2 ore come loro, e forse per me ne fare anche 4. Va benissimo, grazie Massimiliano. Concludiamo con l'amica Nunzia Pia Scaramuzzi, sorella di Giovanni. E Nunzia, tu oltre a fare scherma sei stata campionessa, lo sei tuttora, di nuoto, sei multitasking, sport a tutto campo. 360 gradi, sport a 360 gradi, perché comunque lo sport, come si dice, si unisce l'utile al dilettevole, cioè si socializza, si esce di casa, però aiuta anche a sentirsi più vivi, tra parentesi, cioè non stare, va bene, sei disabile, stai sulla sedia a rotelle, stai lì, non devi fare niente. No, questo non è assolutamente vero, perché tutti possiamo, nel nostro piccolo anche noi possiamo. Assolutamente. Che arma
fai, diciamo, pratichi come sport, diciamo, come scherma? Faccio sciabola. Sciabola, diciamo che concludi, o meglio prosegui la gloriosa sciabola foggiana. Da quanto tempo ti sei appassionata a questo sport? Veramente ho avuto l'invito l'anno scorso dal presidente della scherma e ho detto va bene, proviamo, anche se ero un po' titubante perché comunque era uno sport, da come sono, mi conosco, non lo vedevo adatto a me, invece è adatto a me, cioè va bene per me. Quindi ho iniziato a vedere, sono venuta a vedere le prime volte, poi abbiamo iniziato a provare e mi sto appassionando ancora sempre di più. Quindi quasi per scherzo ti sei trovata, diciamo, ti sei scoperta campionessa di sciabola. Sì, come tutto del resto, perché io ho iniziato anche il nuoto giusto per fare qualcosa e invece sto andando avanti, anche in palestra la stessissima cosa. Nunzia, quanto tempo dedichi allo sport? Allora, posso dire la maggior parte della mia vita, praticamente mi divido un po', faccio 2 ore di scherma, 2 ore e mezzo di nuoto a settimana. E la mattina, quasi tutte le mattine, tranne quando sono impegnata con il lavoro, vado in palestra. Quindi praticamente davvero a 360 gradi, a 360 gradi. Senti Nunzia, se tu volessi spiegare in 2 parole uno spot per avvicinare ragazzi alla scherma, cosa ti sentiresti di dire? Mi sento di dire che lo sport è vita, venite a provare e poi mi direte se ho ragione o meno. Va bene, grazie ancora ragazzi, vi seguiamo, a prestissimo, grazie ancora. Luca Mazzone, non abbiamo certo bisogno di presentazione, tu sei il campione paralimpico di nuoto, ciclismo, quante medaglie hai vinto? Solo a Rio. L'anno scorso a Rio ho vinto 2 medaglie d'oro e 1 d'argento. A Sydney? A Sydney 2 d'argento. E poi ho 11 mondiali conquistati dal 2013 fino al 2017, circa un mese fa in Sudafrica, dove ho fatto un triplete. Ma io queste medaglie, la cosa importante è che mi danno modo di venire qua a queste manifestazioni e dar voce come atleta ai tanti ragazzi, ai tanti atleti, corridori che vogliono emergere, che hanno bisogno di una mano, di essere spianati le strade per fare sport. Siamo noi che siamo onorati di averti qui in questa piazza gremita, fantastica. Noi personalmente ci siamo conosciuti alla Sportivity a Gravina, dove anche lì sei stato testimonial, e questo dimostra come ti metti sempre a disposizione per tutto lo sport. Oggi questa manifestazione è strariuscita, possiamo dirlo, ormai siamo alle battute conclusive, però un tuo commento a caldo lo vogliamo. No, è una manifestazione veramente riuscitissima, non riuscita, è una manifestazione che volevo io così da tanto, perché questa è l'11ª giornata e ne ho fatte tante come testimonial, però sempre in un ambito chiuso, in un centro sportivo dove comunque non si aveva quel senso di vivere la città, di far conoscere i nostri sport, le nostre discipline a tutti i cittadini, perché oggi anche passando per caso qualche cittadino avrà notato uno sport che magari non avrà mai visto in vita sua, e quel cittadino magari è un disabile o un genitore di un disabile. Quindi benvengono queste cose, benvengono perché fanno promozione, e qualche ragazzo che da poco ha avuto qualche incidente, che sta adesso sul letto di un ospedale o sul divano di casa sua, può prendere spunto per iniziare un'attività sportiva che fa bene sia al fisico ma soprattutto alla mente. E io ne posso dire qualcosa, posso dire, sono testimone appunto perché l'ho vissuta sulla mia pelle. Foggia, la Puglia intera è in prima linea per la promozione dello sport paralimpico. Abbiamo qui anche a Foggia Tony Fiore che si impegna nel tennis tavolo, abbiamo i fratelli Scaramuzzi nella scherma, ma davvero noi volevamo sottolineare e farti dire nuovamente come lo sport è
benessere psicofisico e soprattutto sebbene ci possa essere qualche sfortuna, la vita è bella, la vita continua. Sì, allora io adesso lo sport per me è un lavoro, è l'apice che può ambire un ragazzo che può iniziare questo percorso. In primis per me l'ho iniziato per stare bene fisicamente, per avere più forze per affrontare la vita quotidiana nelle varie mansioni giornaliere, per gli atti quotidiani della vita. Poi è diventato una passione per agonistica, per vincere le medaglie. Adesso è un lavoro, quindi mi fa stare bene mentalmente e ho girato, come dire, il mio destino da un destino che si prospettava brutto. Adesso a volte sono anche invidiato dai normodotati perché ho qualcosa da raccontare, sono sempre in giro, ahimè, tra allenamenti e gare e testimonianze, appunto, dove lo faccio veramente con grande passione e grande cuore, perché anch'io, come detto prima, ho iniziato, ho trovato delle difficoltà e se sto qua non mi sono arreso. Quindi il messaggio che voglio dare è quello di non arrendersi alle prime difficoltà, anche se non ci sono strutture, se non ci sono associazioni che non vogliono prendervi, continuate e bussate a quante più porte possibili, non arrendetevi e continuate a fare sport. Grazie Luca, a prestissimo, grazie ancora. Siamo qui con Giuseppe Pinto, presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico. Grazie Giuseppe per aver portato questa bellissima manifestazione a Foggia. Io veramente dovrei ringraziare voi per aver fatto sì, attraverso la diretta, questa manifestazione si è potuta vedere non solo a Foggia, ma anche in quelle sono stati tutti coloro che si sono potuti collegare. Manifestazione a Foggia ci pensavamo già da un bel po'. Attraverso quella poi che è stata l'assegnazione della giornata nazionale paralimpica del nostro presidente Pancalli in Puglia, abbiamo scelto la città di Foggia. Abbiamo scelto la città di Foggia perché sapevamo quale sarebbe stata l'accoglienza. Sicuramente ci sono stati dei problemi, come sempre succede, ma dei problemi che siamo riusciti a bypassare, perché poi è normale, la sicurezza va rispettata prima di tutto, il piano di evacuazione, perché tutto questo si deve svolgere assolutamente nella sicurezza assoluta. Quindi è stato fatto tutto. Oggi più circa 3.000 ragazzi di tutta la Puglia hanno partecipato a questa manifestazione. È una manifestazione che ha visto circa 20 federazioni paralimpiche promuovere le loro attività, perché lo sport è una cosa importante e il nostro motto è non mettere un punto là dove puoi mettere una virgola. Infatti proprio diciamo a tal proposito volevo farti dire due parole sulla scelta di questo bellissimo spot. Guardate, lo sport è questo, cioè il significato è questo. Purtroppo la disabilità è una delle cose più democratiche che ci possa essere. Quindi la disabilità, nel momento in cui ti raggiunge, non guarda le tue condizioni né fisiche né politiche né finanziarie, ti raggiunge, punto, basta. Molte volte quando succede questo, tanti ragazzi si chiudono in casa, non escono più, mettendo ipoteticamente un punto alla loro vita. Io da qua non esco più, non lo faccio. Invece no, bisogna mettere una virgola e ricominciare, perché poi sicuramente ci sarà un motivo per cui tu devi ricominciare, ci sarà un motivo che ti farà riprendere il sorriso, perché la disabilità oggi come oggi, grazie a tutte quelle sono le federazioni, le possibilità, deve assolutamente essere vista in modo diverso. Non voglio dire in modo positivo, perché sarei forse pessimista, sarei troppo ottimista, però la disabilità, nel momento in cui c'è, bisogna vederla in modo positivo. Io ho sempre detto e continuerò a vita a dire una cosa, che la disabilità non deve essere vista come un problema, deve essere vista come un'opportunità di rinascita, perché è sicuramente così. Dopo il punto con la virgola si rinasce. Il Comitato Italiano Paralimpico Puglia è da sempre in prima linea per la promozione dello sport paralimpico, come giusto che sia. Ti ho visto e rivisto con piacere alla Sportivity e a tutte le manifestazioni di più ampio respiro. Ci sei sempre e porti in alto il nome di questa fantastica realtà, e questo ti fa onore. Adesso siamo alle battute finali di questa manifestazione, possiamo dirlo con piacere, è stata non riuscita di più, è stata davvero un qualcosa di stupendo e ti fa onore, complimenti per l'organizzazione.
Guarda, io complimento l'organizzazione, oltre che a me li stenderei, perché è giusto così a tutti coloro che sul territorio di Foggia hanno lavorato, a partire dallo staff messo in piedi dalla delegata provinciale Francesca Rondinone, dal mio vicepresidente Renato Martino, da tutti gli altri che hanno partecipato, anche il settore scuola. Voglio dire, è stata una macchina organizzativa mastodontica che è partita a giugno. Assolutamente sì, il Comitato Paralimpico è sempre e sarà sempre presente, perché il nostro motto è cercare di avvicinare lo sport più gente possibile, anche perché questa giornata è stata una giornata di integrazione, di inclusione e non solo di sport. E poi alla fine state vedendo tutti, sono tutti sotto il palco che stanno ballando, questo motiva di più, no? Il poter fare attività, il poter stare insieme agli altri, perché questa festa finale sta a dimostrare che non c'è distinzione, siamo tutti uguali e sono tutti uguali, sta ballando gente in carrozzina e normodotati, proprio perché noi del Comitato Paralimpico siamo convinti di questo, che lo sport deve essere per tutti, uguale per tutti, e non ci devono essere distinzioni. Un'ultima domanda, poi sappiamo che ti dobbiamo lasciare, o meglio una considerazione: grazie ancora per aver portato anche Luca Mazzone a Foggia. Luca è sinonimo di sport, di bello sport, quello sano, non ha bisogno certo di presentazioni, un pluricampione olimpico. Grazie di aver portato Luca a Foggia. Guarda, il portare Luca Mazzone a Foggia è stato un onore più che anche per noi, perché noi abbiamo, Luca Mazzone è stato nominato da qualche giorno ambasciatore dello sport paralimpico, quindi non potevamo non portare Luca, perché Luca rappresenta quello che effettivamente è il mondo paralimpico. Luca, sicuramente sapete che ha iniziato a fare nuoto, dopodiché si è reinventato con la bike e ha ottenuto anche là risultati, così come ha fatto col nuoto. Quindi Luca è l'esempio di quella rinascita di cui ti parlavo prima, della virgola, perché Luca tutti i giorni almeno 3 ore di allenamento al giorno lo fa, e questo vuol dire che ci tiene, questo vuol dire che crede in quello che sta facendo, così come ci crediamo tutti noi. E Luca deve essere esempio per tutti i ragazzi che in un modo o nell'altro sono affetti da disabilità e che vogliono ricominciare. Perfetto, grazie Giuseppe, no, grazie e buon viaggio, grazie ancora. Grazie.